Ci sono mani italiane e straniere, secondo la Consob, dietro il crollo del Monte dei Paschi in borsa. Ieri ha perso il 14% e complessivamente la quotazione della banca senese è precipitata del 36% in un mese. Speculazione al lavoro, certo, ma le sofferenze in pancia alla banca senese, si parla di oltre 40 miliardi, sono un retaggio del passato difficile da gestire. Gli aumenti di capitale degli ultimi anni in pratica sono stati tutti bruciati, adesso il titolo veleggia alla quota incredibile di 0,76. Prima dello scellerato acquisto di Antonveneta da parte del Monte dei Paschi gestione Mussari, nel 2008 era sopra 5 euro. Ieri l'amministratore delegato Fabrizio Viola ha detto: confermiamo la stabilità economica e finanziaria del Monte dei Paschi evidenziata dai risultati degli SREP e il miglioramento della gestione operativa come dai risultati raggiunti nei primi 9 mesi del 2015. In ogni caso la BCE di Draghi ha messo di nuovo il Monte dei Paschi sotto attenzione, come altre 5 banche italiane, proprio sulle sofferenze ai quali è stata inviata una lettera di richiesta di chiarimenti. Lo ha confermato la banca senese in una nota. BCE ha recentemente avviato un'ulteriore attività di assessment sugli NPL, i non performing loans, che in italiano appunto sarebbero le sofferenze. Tale attività in particolare ha per oggetto la strategia, la governance, i processi e le metodologie di gestione delle sofferenze. L'Istituto Senese segnala comunque che la qualità del credito del Monte dei Paschi è oggetto di costante monitoraggio da parte della BCE, a partire dall'Asset Quality Review del 2014 e proseguito anche nel corso del 2015. In questo periodo, dicono al Monte dei Paschi, la BCE ha effettuato una seconda ispezione sul restante portafoglio credito, i cui esiti analitici sono già stati integralmente recepiti nel primo trimestre 2015 da parte della banca senese.